veneziane, non son persiane, da sera amane, malate o sane, come perfette gran castellane, aprono le porte delle loro tane, offrendo cene ad artisti e mondane, offrendo cene ad artisti e mondane, son generose con le emiliane e le consolano se hanno le caldane, son generose coi non residenti, purché protetti da possidenti, e con gli artisti di ogni nazione, purché poi sgancino qualche soldone, spesso dirigono con impudenza qualche istituto di beneficenza, porgendo assegni ai poverelli con una mano piena di anelli, porgendo assegni ai poverelli con una mano piena di anelli. Non son persiane le veneziane, sono signore d'alto lignaggio che spesso vanno in pellegrinaggio a visitare mostre e palazzi con disseguaci grandi codazzi, con disseguaci grandi codazzi. E i veneziani aprono le porte a processioni di persone morte, pallide più di là che di qua, però fa fino e che mai sarà. Sono di donne grandi tombori e fanno collezione di cuori, leggono Proust per citarlo a memoria e fare colpo con la nuova storia. Poi si ritrovano tutti a Cortina, dove avrà inizio una nuova manfrina, di nuovo insieme signore e signori, come a Venezia ma stando fuori, all'aria aperta, fuori dal nido, o ad ascoltare lo scrittore di grido. Che altro dire? Mi fate pena, tutti legati alla catena delle abitudini inveterate, che dentro e fuori non abbandonate, quelle abitudini tutte mondane che vi accompagnano sulle tofane. Non che siano meglio i piemontesi, lungi da me questi malintesi, ma è certo che ce la mettete tutta per arrivare in fretta alla frutta, ma è certo che ce la mettete tutta per arrivare in fretta alla frutta.